Siamo con Luca Basic al termine della partita tra Milano e Perugia. Luca, una sconfitta per Milano, la seconda consecutiva contro una grande squadra. Rivedendo velocemente la partita, non ci è parsa eccessiva questa differenza? Forse c'era lo spiraglio addirittura per portarla al tie break questa gara e magari avere un esito diverso. Cosa è mancato secondo te a Milano? Sì, è un peccato, credo che potevamo fare molto meglio. Non so, magari come ha detto il coach alla fine ci è mancato un po' di killer instinct, no? Per chiudere le palle che bisognava chiudere. Ed è un peccato, adesso testa la prossima partita che arriva veloce contro la Tina tosto e andiamo avanti. Una Milano che si è trovata a dover rispondere alla difficoltà di non avere Patrick, con questo schema con i tre schiacciatori, con Yuki finto opposto. Ha portato comunque dei benefici questa gara, avete messo un po' in difficoltà Perugia. Dall'altra parte invece vi ha stupito la presenza di Travis? Ha cambiato qualcosa nella dinamica e nello sviluppo del gioco? Beh, ovvio, Dragan Travis è un grande giocatore, quindi ovvio che cambia tanto. Dici che comunque eravamo preparati in ogni caso, poi bravo lui che è un bel giocatore, e ecco quello che posso dire su di lui. Venendo alle prossime gare che appunto ci saranno per Perugia, per Milano domenica si affronta una trasferta importante contro Cisterna, un avversario duro, inizia il girone di ritorno, bisognerà iniziarlo con un piglio diverso, con uno spirito diverso per ritornare a mettere punti in classifica. Esatto, adesso cercheremo di vincere, di fare punti, tutti i punti che possiamo fare. Bisogna ripartire con la testa giusta, la Tina, bella squadra, credo che recupereranno anche Sabi, quindi vedremo, sarà tosto sicuramente, però noi andremo, lavoreremo e andiamo.